Ci apprestiamo a vivere il momento culminante di questa grande settimana, la settimana santa, con il Triduo Pasquale. Noi sappiamo che alla Pasqua rappresenta per noi cristiani è quel cuore del messaggio evangelico di amore che il Signore è venuto a portarci. Ma prima di portarci un messaggio, noi sappiamo che il Signore è venuto a portarci un'esperienza. E dunque, ecco, in questi 3 giorni, giovedì, venerdì, sabato santo, ma soprattutto domenica, si concentra il nucleo, il cuore del messaggio cristiano, di quell'amore di un Dio che per noi ha saputo scendere dalla croce, è venuto in terra e si è fatto uno di noi. Ecco, Giovedì Santo noi lo sappiamo, così come viene organizzata ormai la Settimana Santa, ecco, noi vivremo 2 grandi momenti, ecco, uno al mattino con la messa crismale, cioè il momento in cui ogni chiesa diocesana si raccoglie, si raduna, si esprime, mostra il suo volto migliore, come dire, è quasi un momento di grande festa in cui questa Chiesa, nell'immagine, nell'immaginario che spesse volte i profeti, ma anche Dio stesso ha utilizzato, si presenta come una sposa adorna per il suo sposo. E in questo caso la sposa, cioè dire la Chiesa, è costituita da tutti i suoi membri, dal presbiterio, intorno al suo vescovo, è costituita dalle diverse realtà parrocchiali, dei fedeli laici, costituiti dai religiosi, dai bambini, dai grandi, dai vecchi, dagli adulti, dai giovani, insomma, da tutte le espressioni, le componenti vive di una Chiesa viva. E sarà bello quel giorno vedere come questa Chiesa riceve ancora una volta in dono proprio dal suo Signore, ecco, gli elementi che poi scandiranno la vita sacramentale lungo tutto il corso dell'anno liturgico. Infatti, quel giorno verranno consacrati gli oli. E noi abbiamo l'olio dei catecumeni, ecco, poi abbiamo l'olio degli infermi e il santo crisma. E ognuno di questi oli sottolinea un momento, un aspetto particolare della vita umana, della vita degli uomini, che però Dio ha voluto trasformare, trasfigurare, perché il Signore, ecco, è entrato proprio nelle dinamiche, nel dinamismo della nostra vita per dare a questa vita un significato, un lustro, uno splendore che da sé, da sola, non potrebbe avere. E i sacramenti sono appunto questa aggiunta di valore, questo splendore diverso, questo riuscire a cogliere dentro le cose quell'aiuto, quella forza che il Signore ci vuol dare. Iniziamo, ecco, la consacrazione dell'olio degli infermi ci dirà appunto come far sì che il mondo del dolore, della sofferenza, della malattia in tutte le sue diverse espressioni, e da ultimo quello della morte. Noi sappiamo quanto la malattia, la sofferenza per noi costituiscono un rebus, un qualcosa che non riusciamo assolutamente a comprendere, a spiegare, e proprio lì il Signore ci viene a portare la sua luce. Ecco, non ci toglie queste esperienze, come spesse volte magari noi, oserei dire quasi ingenuamente, chiediamo a Dio, perché Dio, ecco, non cambia le situazioni dentro le quali noi viviamo, cambia piuttosto noi nelle situazioni, noi nei problemi. E dunque ci viene a dare un senso proprio a quel dolore, a quella sofferenza che per noi sono del tutto da scartare. Invece Dio ci dice di andarci un po' meglio dentro. Forse lo so, probabilmente ogni persona che in questo momento sta soffrendo me lo ripeterebbe, io gli direi che ha ragione, però non c'è un'altra soluzione alla sofferenza se non quello di avere la pazienza di pensare che lì, ecco, c'è il cuore di un mistero che redime, che salva il mondo, perché il Signore che avrebbe potuto salvare il mondo in maniera differente, poi guarda caso, per noi sorprendente, lui se lo poteva permettere, ha salvato questo mondo scegliendo la sofferenza, il dolore, la croce. Ecco, noi sappiamo che l'olio degli infermi, ecco, associa, unisce il nostro dolore, la nostra sofferenza alla passione di Cristo. Poi ci sarà l'olio dei catecumeni, cioè l'olio che preparava quelli che chiedevano il battesimo, quelli che volevano entrare nell'esperienza di Gesù Cristo, quelli che volevano ricevere in dono la vita nuova, la vita, ecco, in Cristo e nello Spirito Santo. E l'olio dei catecumeni ricorderà questo grande passaggio, questo approssimarsi a questa svolta radicale che per noi, magari per la maggior parte di noi, è avvenuta quando eravamo bambini, laddove alla logica, alla dinamica, alla conseguenzialità
della nostra vita naturale è subentrata anche quella di grazia, è subentrata anche quella spirituale. Ecco che ha le sue dinamiche tanto diverse, tanto differenti da quelle materiali. Ecco, l'olio dei catecumeni ci ricorderà che siamo in cammino, che abbiamo raggiunto come dono, perché ci è stato dato in dono questa vita, che però dobbiamo coltivare e dobbiamo aiutare gli altri ad entrare nell'esperienza, nella vita di Gesù Cristo. Dobbiamo aiutare gli altri, li dobbiamo accompagnare, dobbiamo essere loro testimoni della vita nello spirito, della bellezza. Ecco, di quanto sia affascinante vivere con Cristo, vivere per Cristo, vivere di Cristo. E poi avremo anche l'olio, ecco, il Santo Crisma, l'olio che appunto consacra, trasforma, ecco, che già nel battesimo, quando abbiamo ricevuto quella vita nuova, ecco, il Santo Crisma che si caratterizza per essere un olio altamente profumato, ricorda che Cristo, ecco, è veramente ciò che profuma la vita, ciò che profuma il nostro cuore, la nostra esperienza. E i cristiani, ecco, devono profumare di Dio, devono portare nelle realtà diverse il profumo di Cristo. Per questo lo utilizzeremo nel battesimo, lo utilizzeremo nella Santa Cresima, laddove appunto saremo crismati, riceveremo addirittura il sigillo, la confermazione, quasi a ribadire questa presa di possesso di Dio nella nostra vita. E poi sarà l'olio anche del Santo Ordine, dell'Ordine del Diaconato, dell'Ordine del Presbiterato, dell'Episcopato. Ecco, il Santo Crisma, ecco, è per davvero un dono ed un impegno, un dono, ecco, nuovo, di splendore che Dio dona senza nostro merito, ecco, alla nostra vita, con i sacramenti, fino al sacramento dell'ordine, ma insieme un grande impegno. Perché non ci possiamo mai dimenticare che da questa altezza, quella alla quale Dio ci ha portati, quella alla quale Dio ci ha chiamati, non possiamo scendere, non dobbiamo scendere, non dobbiamo abdicare a questa misura alta della vita cristiana. E vi dicevo, ecco, questo è appunto la celebrazione del Giovedì Santo, festa del sacerdozio, festa dei sacerdoti, festa della comunità cristiana. Poi, infatti, nel pomeriggio ci sarà ugualmente un'altra celebrazione significativa, mentre quella normalmente si svolge in cattedrale, da dove tutta la Chiesa diocesana converge, le altre poi, come sempre, si svolgeranno nelle diverse parrocchie e sarà la messa in cena Domine, cioè la messa che ricorda la cena del Signore, la prima cena, l'istituzione appunto dell'Eucaristia, Gesù Cristo che era entrato per celebrare la sua Pasqua e poi lì, ecco, continuando. Ecco, il senso, il nucleo, sviluppandolo, ma anche cambiandolo e trasformandolo radicalmente, ci ha donato in cibo se stesso come pane e se stesso come sangue e come bevanda. Ecco allora perché la celebrazione in cena Domine ricorderà questi grandi misteri, ecco, il sacramento dell'ordine, del presbiterato, ecco, perché tutti abbiamo il sacerdozio comune in base al nostro battesimo, ma abbiamo anche, per grazia di Dio, che alcuni vengono chiamati ad avere, ecco, un sacerdozio particolare, quindi il presbiterato, oppure l'ordine del diaconato e l'ordine episcopale. Ma un altro mistero che celebreremo sarà quello del comandamento dell'amore. Infatti è il giorno in cui anche visivamente ci sarà la lavanda dei piedi, perché il sacramento dell'amore, il comandamento dell'amore, ecco, ci viene dato come esempio da parte di Gesù Cristo, che quella notte, quella sera, e così ci cinse il grembiule, si mise in ginocchio davanti ai suoi discepoli e lavò i piedi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. E i cristiani sanno che questo è il vero distintivo. Possiamo portare la crocetta, possiamo portare un altro segno, ma il segno che sempre e soprattutto deve risplendere per noi cristiani è che noi ci amiamo. Non a motivo della simpatia, non a motivo del perché andiamo d'accordo, ma a motivo di Gesù Cristo. È una qualità di amore totalmente diversa. E da ultimo, ecco, sappiamo che il comandamento dell'amore e il sacramento dell'ordine è l'Eucaristia. Dio, che conosce bene esattamente come funzioniamo, non solo, ecco, ci ha voluto lasciare un segno di sé, ci ha voluto lasciare la sua presenza, perché l'amore si può nutrire solo di presenza. Per questo in quel pane, in quel vino, che agli occhi del corpo e del mondo possono sembrare solo un pezzo di pane e un tantino di vino,
Invece la fede, ecco, la discesa dello Spirito Santo, la consacrazione, li rendono quegli elementi veramente il corpo e il sangue di Gesù. Quindi, ecco, il primo invito è veramente a vivere l'intensità del Giovedì Santo e a fare un pieno di tutti quei doni con i quali il Signore arricchisce la sua Chiesa e vuole arricchire ciascuno di noi.